Vi spiego cos'è il tempo sotto tensione, chiamato TUT, il time under tension, cioè è la durata di una serie di un esercizio. Solitamente il principiante non riesce ad avere un controllo e quindi fa delle serie molto veloci. L'atleta avanzato invece fa un qualcosa di un po' più specifico, ma andiamo a vedere le differenze in questo video. Ragazzi, sono Gio Ametrano, vi do il benvenuto sul mio canale YouTube Soluzioni Geofitness. Come vi ho detto, oggi parliamo del TUT, time under tension, cioè il tempo sotto tensione di un esercizio. Andremo a vedere due esercizi nello specifico, curl in piedi con un bilanciere. Andremo a vedere quanto tempo ci impiega con un'esecuzione normale da 8 ripetizioni e quanto la stessa serie ma più controllata sempre da 8 ripetizioni, e poi andremo al dip. Ora vi lascio il tempo di guardare le esecuzioni e poi andremo a capire il perché delle differenze. Allora, andrò a fare un'esecuzione da 8 ripetizioni con il bilanciere angolato, un carico anche abbastanza importante. Ecco, pronti? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ci ho impiegato 12 secondi circa. Adesso ho il tempo di recuperare e farò le stesse 8 ripetizioni con un movimento più controllato nella fase eccentrica. Fase eccentrica che, a detta di tanti, da molti studi, è risultata essere la fase che è determinante per l'aumento del volume muscolare, perché le fibre subiscono un interessamento notevole, un po'. La sezione delle fibre che lavorano viene interessata maggiormente, quindi vengono reclutate un numero di fibre superiore. Poi andiamo a vedere cosa accade, quanto tempo ci impieghiamo in più rispetto ai 12 secondi di prima nel fare il curl controllato. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come avete visto, 32-33 secondi, l'ultima è stata molto pesante. Ora sarà perché ero stanco della serie precedente, ma devo dire che l'impegno muscolare è davvero notevole. L'interessamento muscolare dipende anche dal carico. Se riesco a fare così velocemente la serie da 8 con 15 kg per lato, vuol dire che posso aumentare il carico. Per me questo carico invece è essenziale, l'ideale per fare 4 serie da 8 con questo tipo di tempo sotto tensione, quindi 32-33 secondi a serie, davvero molto molto faticoso. Come vi dicevo, la stessa cosa vale anche sul dip. Facciamo un altro esempio anche banale. Ora vi faccio vedere cosa succede quando lo si fa velocemente, quanto tempo ci impieghiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci abbiamo impiegato 10 secondi, anche abbastanza semplice. Ovviamente per fare questo devi avere anche un po' di forza, perché non tutti riescono a farlo nel modo ottimale. Qualcuno utilizza diciamo un supporto sotto i piedi che aiuta nella salita, qualche altro invece fa uso di elastici. Ora andiamo a vedere lo stesso esercizio in maniera controllata. Questo appena finito, sono 10 secondi. Andiamo adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anche in questo caso ci ho messo sui 30-32 secondi. Allora, come vedete, è molto pesante. Ora, qualcuno si chiederà: ma perché una persona che riesce a farlo in 35 secondi poi fa lo stesso esercizio in 10 secondi, lo fa più velocemente. È efficace? Ovviamente no, perché a meno che non si fa un lavoro di resistenza dove magari fai delle metodologie di allenamento un po' particolari, ma se fai delle serie di ipertrofia e non hai un sovraccarico e fai 10 ripetizioni in maniera così semplice, non hai ottenuto nulla. O fai la serie a cedimento, cioè con quella velocità arrivi al massimo delle serie che riesci a fare, oppure devi controllare, rischiando anche di arrivare a 8, non portare a termine le 10 ripetizioni, ma avvertirai un lavoro maggiore e il sovraccarico. Quindi, come vi ho detto prima, moltiplicate questo tipo di allenamento, di esecuzione tempistica per tutti gli esercizi, vedrete che il lavoro sarà molto più tosto, il giorno dopo avrete veramente dolori ovunque. Quindi ragazzi, il mio consiglio è controllare sempre i movimenti nella fase eccentrica, sicuramente non utilizzare le cariche che non riusciamo a gestire in maniera giusta. Non vi dico di non fare ceding, perché come avete visto nel mio curl il ceding c'è stato, però era sempre controllato, cioè addome sempre in contrazione, fase negativa sempre controllata, anche nella fase, nel curl che ho fatto diciamo veloce, dove ho impiegato 12 secondi, comunque per formazioni tendevo comunque a controllare. Sbagliato è invece fare quei movimenti estremamente veloci, tipici magari di altre discipline, dove non c'è controllo del carico e spesso ci si fa male perché non si ha la qualità necessaria per poter ottemperare a un movimento di quel tipo e gestire un carico. Allora io vi consiglio di ridurre i carichi e gestire l'esecuzione. Per quanto riguarda invece quella un po' più controllata, ovviamente devi avere una forte propensione al sacrificio, perché senti bruciare i muscoli dalla terza alla quarta alla quinta ripetizione. Puoi fare 4 serie di questo tipo, non è semplice, sentirai i muscoli scoppiare, però è bello, ti dà grande soddisfazione. Questo è un breve esempio, ma potrei fare esempi di qualsiasi tipo di esercizio, dalle trazioni alla panca piana, allo squat, agli stacchi, dove aumentando il tempo sotto tensione aumenterà ovviamente anche l'efficacia e l'intensità dell'esercizio. Ovviamente non bisogna disegnare l'esecuzione veloce, perché è un'altra tipologia di allenamento, va bene magari nella fase di circuiti, nelle super serie ci possono stare, però anche nei circuiti se riusciamo a ridurre i carichi e a rallentare l'esecuzione vedrete che il cuore batte più forte perché deve pompare più sangue e sarete molto più affaticati e avrete veramente dei risultati ancora più sorprendenti. Lasciate like a questo video se vi è piaciuto, geofitness910@gmail.com se volete delle info, se volete lasciarmi dei commenti. Per adesso non mi resta che augurarvi buon allenamento e continuate su questo canale, iscrivetevi e condividete questo video con i vostri amici, magari quelli che ancora non hanno capito la differenza tra allenamento buono e un allenamento serio.